Anche se questo codice si diceva ieri, c'era il ministro, ministro delle Delle infrastrutture, infrastrutture. e lui parlava di un minimo di semplificazione, ma sostanzialmente la struttura del codice rimane. Quindi le tre linee guida che vi permettono di capire perché è interessante che voi lo facciate, questo se ne parlerà il primo giorno che così. Voi siete subito attenti e contenti dopo, perché se lo diciamo alla fine magari non avete la sufficiente attenzione. Primo giorno lo diremo. Allora, la prima è i RUP, perché? Perché le prime tre linee guida più importanti sono rispettivamente quella relativa al RUP, quella relativa al sistema, l'offerta economicamente più vantaggiosa e quella dei servizi. Allora, cominciamo da RUP. Il RUP, secondo queste linee guida per il RUP, deve avere una adeguata formazione quale project manager. Non solo, ma all'inizio c'è stata una levata di scudi dei RUP quando si parlava che dovessero addirittura essere certificati, per cui si è arrivato a questo compromesso di un'adeguata formazione con merito. Vabbè. Certamente se fanno l'esame il merito c'è, ma pensate alla concentrazione e qualificazione delle stazioni appaltanti. Ce ne sono circa, secondo la Banca d'Italia, 34.000, il che vuol dire che se le riducono, l'ideale per il governo sarebbe di andare sottorno al 1.000-2.000. Secondo me, se arriveremo, ma non lo dico io, dicono gli addetti ai lavori, arrivare a 3.000 sarebbe un bel risultato. Mettiamo 5 RUP, che è molto poco per una stazione appaltante qualificata e accorpata, sono 15.000. Questi 15.000 RUP c'è attualmente in gestione, quindi in visione per le parti sociali, un DCPM apposito. Se c'è stata la levata di scudi dei RUP per la qualifica di project manager certificato da iscriversi nei registri di accredi, eccetera, attualmente in questo DCPM per le stazioni appaltanti è molto di più. Basta dire che voi sapete che il project management all'interno, il design manager, cioè la capacità di gestire una progettazione, poi c'è il risk management, poi c'è ultimamente il Politecnico a Lecco ha fatto un appalto per la sede di Lecco in cui si chiedeva subito la matrice dei rischi per poi perché questa fosse il primo disposto all'interno di qualunque relazione. Poi c'è il contract management. Basta dire che questo DCPM sostengono che se la stazione appaltante nel contenzioso che avrà inevitabilmente con le imprese, soccombe oltre il 20%, gli tolgono la qualifica. Quindi è estremamente severo. Viene chiesto un'organizzazione, si parla di informatizzazione, di BIM, quindi implicitamente di Microsoft Project o Primavera. Quindi sono tutti strumenti di project management. Ecco. Allora, quindi per diventare RUP, i comuni hanno un estremo bisogno di questo rinnovo. Addirittura ieri il ministro parlava di 300 posti di giovani che devono essere mandati insieme a gente più matura nella professione per vedere tutte le infrastrutture. Quindi ci sarà un concorso breve di questo tipo. L'altro è per i servizi, io parlavo della linea guida per i servizi. Sono la 1, le 2, le 3, quelle che ho nominato. La linea guida per i servizi dice che nell'offerta economicamente più vantaggiosa vengono premiati l'organizzazione e i curricula. È evidente che a parità di curricula il gruppo A, che può essere uno studio professionale o una società di ingegneria, il gruppo B, a parità di curricula. Prendiamo tre persone che gestiscono, sia il gruppo 1 e il gruppo 2, se uno è certificato prende più punti. E questo tenete presente che su 70
Teoricamente si potrebbe arrivare a 50 punti l'organizzazione, però è un po' eccessivo. Diciamo che 20-30 punti li portano a casa e questo una grossa percentuale. È già una grossa percentuale. Perché i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa non sono assolutamente discrezionali, la legge è chiarissima, devi precisare esattamente tutto quello che tu hai. E certamente la certificazione non può non essere riconosciuta. Lo stesso avviene per le imprese, per gli appalti di lavori. Gli appalti di lavoro si estende ovviamente, come nella progettazione e nella direzione lavori, si estende invece all'organizzazione del cantiere, con dei project manager che a parità ovviamente d'esperienza siano certificati. Infatti c'è una tendenza per ora da parte di gente anche anziana a cercare questo, come io stesso l'ho fatto qualche anno fa, pur avendo fatto davvero il project manager per tutta la mia vita. Ora Anche perché questa certificazione da quanto è solo tempo dal è, 2016. quindi La legge nel per forza. 2014 si sono organizzati, adesso io vado a braccio, ma insomma un anno e mezzo, due ci hanno messo per organizzarsi, farsi accreditare da Credia. D'altro canto l'elenco è 300. Qui farei anche una battuta. Se io dovessi fare l'esame della patente attualmente, non sono così certo che la passerei subito senza studiare, pur guidando. Vabbè, le E cose quindi è cambiano, un po' certo. un invito a coloro i quali hanno già questi requisiti e agli altri che li possono maturare magari nei prossimi 2 o 3 anni di partire subito e farlo, perché sarà sempre più complesso. Io mi stavo dimenticando, ma faccio parte di una all'Uni della commissione che sta rivedendo questa normativa, la 11.648 e anche la 21.500, alcuni aspetti. E fra l'altro ho visto, unitamente ad alcuni dei vostri insegnanti, che fanno parte anch'essi dell'organizzazione, della commissione, e beh, c'è stato un momento che c'è qualcuno nel mondo che vorrebbe cambiare qualcosa nella 21.500, si parlava di processi, di entrare diversamente, insomma, è tutto un mondo in In divenire, evoluzione, certo. quindi Meglio partire studiare e subito. dare il più possibile, ovviamente, l'esame per essere certificati non guasta, ecco, Certo, secondo me. benissimo. Ecco, e magari appunto chiudere con due parole sul perché questa unità didattica può essere particolarmente importante, oltre chiaramente tutto quello che già Sì, ieri. hai detto. Dico ieri perché così ho un testimonial importante, perché altrimenti mi devo basare sulla mia esperienza e basta, è un po' poco. Allora c'era l'amministratore delegato dell'ENI e hanno fatto un tavolo, una tavola rotonda in cui c'erano diversi personaggi, c'erano le Ferrovie dello Stato, eccetera. E lui sosteneva l'importanza di questa capacità di trasversalità e nel colloquio che avviene durante un'assunzione per un giovane non è che può dimostrare una trasversalità di fatto avvenuta magari, che so, facendo una parte di Euro Disney, come è capitato a me, ma la può esibire quando uno è al di sotto, so, dei 30 anni, 28, giù di lì, come molti degli allievi, beh, con un titolo la esibisce. Questa attitudine dimostrata già nel voler fare quel corso lì. Quindi è una forma chiarissima di riconoscimento che la strada è quella. Perché lui diceva che la prima cosa che loro cercavano di capire è se c'era questa disponibilità ad andare in una trasversalità, perché ritenevano che scuole di primo livello, cui certamente il Politecnico di Milano appartiene, non solo lui, ma certamente il Politecnico, già riempiva le specializzazioni. C'era bisogno di questa capacità di trasversalità che ovviamente
È una trasversalità che nasce dal project management, ma che deve essere calata poi in questo aspetto di ingegneria civile, Certo, chiamiamolo certo. così in generale, insomma. E questo può dimostrare il fatto che Secondo appunto me una questo persona. dimostra, sì, le due cose importanti, sì, questo non l'ha detto, ma le due cose importanti che loro guardano sono, fra l'altro scrivetelo sempre nel curriculum, disponibile Italia-Estero, poi magari vi fanno stare in Italia, ma ci vuole questa disponibilità perché lui ha parlato molto della sua esperienza estera. Io qualche anno fa ho visto un volume del Politecnico che faceva vedere nel tempo gli allievi che cosa avevano ottenuto e quelli che erano riusciti avevano due caratteristiche, una essere stati all'estero, l'altro sapere l'inglese, che mi sembra sia anche un altro must del master. Quindi vi posso dare conforto certamente di diversi organizzazioni italiane di prestigio che sono presenti nel mondo con un certo peso. Oltre, vi posso dire l'esperienza personale, a me non hanno mai chiesto il voto di laurea. Mi chiedevano invece l'inglese, la disponibilità. Allora non c'erano questi master che aiutavano, meglio per tutti noi che Dai. adesso ci sono, insomma. Benissimo, grazie mille allora Ci per la mancherebbe. chiacchierata e buon lavoro. Grazie anche a voi.